venne col vespro, pascendo le pecore belle di vello, egli, e nell'ampia caverna sospinse le pecore pingui. Poi, sollevatolo in alto, piazzò sull'entrata il gran masso. Quindi, seduto, mungeva e pecore e capre belanti, tutte secondo ragione, e un nato cacciò sotto ognuna. Ma dopo che con premura compì tutti quanti i mestieri, due dei compagni grmì ne fece così la sua cena. Chiedi il glorioso mio nome, o Ciclope, ed io certamente te lo dirò, ma tu un dono concedimi come promesso. Il nome mio è Nessuno. Nessuno mi chiamano infatti, tanto la madre che il padre, e sì gli altri, tutti i compagni. Dissi così. Svelto il mostro con cuore spietato rispose: dunque, nessuno, per ultimo, io rimarrò tra i compagni, prima di lui tutti gli altri, e sarai il mio dono ospitale.